faccio questa deviazione. Metto la freccia. Ciao. Buongiorno. Perché io sto parlando, raccontando, sognando con mia Martini e sento questi col profumo e noi sognavo con Salvatore questo. Mignoniello e Giacomo, che stai combinando, Giacomo? Dobbiamo fare le montanare. Com'è sto stallunno? Diciamo che sta andando bene. Guarda, dai, che lui è un ottimo cuoco. Ah, lui, okay, mi fa, allora io faccio le pizze una cosa, e tu le quella cosa con i cracker che mi fa la coppa. Le mini cheesecake. Guardate che è bravissimo, non ridete. Vediamo se sarò altrettanto bravo oggi. Guarda, io mi metto mangio, a lavorare, dai. La mangio. Gli hai detto tutto. Allora, già ti ho spiegato tutto, Giacomo, te lo vedi tu. Giacomo, hai provo, fissato tutto. Mi sono messo pure la maglietta con la te pizza. Ti sei messo, dai, il grembiuli. Allora, Giacomo, io voglio mangiare questa roba. Oh, non ho portato il pranzo oggi, dai, mangio le tue pizze. Salvatore Mignoniello. Buongiorno. Il pizzaiolo con il cappello, insignito di un ennesimo riconoscimento ieri all'Oscar delle pizze a Roma. La tua pizza, quella a canotto con, sì, il bordo, è stata dichiarata una delle migliori pizze a canotto. Noi siamo felici e so che tra l'altro, insomma, sei in lizza per altri premi prestigiosissimi. Per noi è sempre un punto di partenza e dobbiamo sempre migliorarci. Guarda, i premi non servono a nulla se si pensa che siano solo dei trofei da mettere lì. I premi servono a interrogarsi per vedere dove andiamo. Noi facciamo casa di nuovo, ma ce ne andiamo a casa della nonna. Casa di nonna in nome della pizza di oggi. Scusatemi, liberatelo, non fate più niente perché... Ecco qua, intanto quello non so che sta combinando. Ditemi voi, tutto, io che devo fare. Guarda là, non ti esibire così. No. Cioè, già vuoi fare l'acrobatico lui. Piano. Io non ho parole. Intanto, però, no. Non col pugno. No. E ci sei una pizza. Ah, ci sei una pizza. Adesso no, beh, la risuscitiamo. Omicidio. Ci vogliamo... Allora, questa pizza, per farci capire... Vabbè, arriva l'autunno. Ecco, dai. Noi... Intanto mettetemi la grafica. Abbiamo cambiato tutte le pizze perché arriva il menù autunnale e in più abbiamo un po' ricordato il passato a casa delle nostre e mamme. Allora preparatevi, intanto facciamo l'impasto. Mi raccomando, tu ci hai insegnato il rapporto giusto tra farina e acqua. Stavolta 1 chilogrammo di farina, 700 grammi di acqua, 20 grammi di sale e 3 grammi di lievito di birra. È una pizza particolarissima, dove c'è il fritto e c'è il forno. Vai! E per questo noi andiamo ad idratare di più l'impasto. Abbiamo bisogno di più acqua all'interno dell'impasto perché lo sappiamo che l'olio e l'acqua non vanno tanto d'accordo. Per aumentare la digeribilità del prodotto, noi andiamo ad inserire più acqua proprio per non far filtrare l'olio all'interno di questo impasto. La solita magia, partiamo, quindi importante. Partiamo direttamente con l'acqua e partiamo con un 650 grammi d'acqua. Quindi non la mettiamo tutta. E non la mettiamo tutta. Andiamo a sciogliere il nostro lievito. Sappiamo che adesso fa un po' più freddo, non andiamo ad inserire io dalle risate del pubblico, non so, immagino, guardate immagino quello che sta combinando. Ma non sto è un'arma bene. Il mattarello. No, cercavo aiuto, ma... Il mattarello, devi amoreggiare con la pizza, questo me la sa distruggere. Aspetta. Come devo fare? Salvatore, mi sa che dopo devi tornare a lavorare. Gli farò fare uno stage in pizzeria per 10-15 giorni. Oddio, lo farei io 15 giorni in pizzeria da Leoniello. Ma quasi Giacomo, quasi. A gratis, capisci? Non so se mi spiego. Mangia bene così. Vengono da tutto il mondo. Tornando a noi. Allora, andiamo a sciogliere il nostro lievito all'interno dei 650 grammi d'acqua. In questo caso noi non andiamo ad inserire il nostro impasto nel frigo perché già abbiamo una temperatura abbastanza fredda all'interno delle nostre case. Bene. La farina inseriamo così. La nostra farina poco per volta e anche in questo caso non andiamo ad inserire l'olio all'interno di questo impasto perché poi è una pizza che andrà fritta. Esatto, bravo, importante ricordarlo, qui non ci vuole. Questa volta è solo acqua, lievito, farina e sale. E sale. Senti Salvatore, io ricevo un sacco di lettere per te, lo sai, dove ci sono alcune persone, addirittura una signora mi ha fatto, la signora mi pare Amelia di Terni, che mi ha fatto la foto che sta lei, il telefonino con i nostri, con le nostre... insomma, trasmissione, e lei che si mette ai fornelli. Poi mi ha fatto vedere pure la pizza, ho detto signora, la prossima volta la congeli, me la porti e facciamo prima. L'ho salutata e ringraziata perché insomma mi ha colpito tantissimo questa cosa. È bello perché col telefonino lì bel tempo si spera. Maestri di cucina, è bello maestri perché di poi ogni puntata ti arrivano tanti messaggi. Eh beh. Scusate, se sono 20 milioni di persone che ci guardano, che ci posso infatti, fare? Infatti. Scusate, 20 milioni e qualcosa in più.
Giacomo, arrivati. Guardate, lo come sento. Voi avete voluto fare questa cosa, io non ho parole. Non ho parole. Arrivati a metà dell'opera, sì. Andiamo ad inserire il nostro sale. Andiamo ad inserire 25 grammi per chilo di farina. Intanto io mi sposto un secondo, sì. Non ti muovere, perché voglio alzare qui. No, ma mi sa che sia abbastanza buono. No, lì sì. Perché dopo facciamo di nuovo. Però volevo essere convinta dell'olio, perché c'è lo stress di Giacomo di Frusco che mi fa. Vieni qua, vieni qua. Okay. Dammi qua. Dammi il cartello, voglio farlo lei. Io ditemi voi se posso vivere così. Continua. Continua. Capito? No, a quattro. Capito? Sì. Posso campare. Io voglio vivere. Voglio stare tranquillo. Dovete friggere. Giacomo. Ma noi siamo artisti. Anzi, ti sequestro la cartella, non puoi fare più niente. Allora, una volta che impastiamo a mano, vedete? Fa venillazia, stomo. L'impasto è una cosa proprio essere, che non se ne può. Deve essere abbastanza morbido. E una volta che abbiamo chiuso l'impasto, anche se lo teniamo un buon grezzo, non è un problema, perché deve stare un 30 minuti a riposare. Una volta che sono passati i 30 minuti andiamo a fare dei panetti. Per la montanara non facciamo dei panetti grandi come la pizza, ecco, che ha un diametro di 32 centimetri, ma faremo un panetto di 160-180 grammi. Questo lo dici tu che non ce lo mangiamo, io me lo mangerei tutto, ecco, anche un panetto di 300 grammi, perché voglio dire, è una cosa così leggera. Noi chiaramente... Salvatore, questo è quello che tu ci hai già preparato. È il nostro impasto. Ci puliamo. Andiamo qui a pulire sempre l'apposito banco. Bravissimo, bravissimo. Ok. In modo che poi dopo non resti troppa farina che poi indurisca l'impasto. Che andiamo, meraviglia. Andiamo a accendere un attimo qui sotto. Intanto, okay, voi vedete lì una pentola con l'olio. E un'altra cosa che ci servirà per dopo. Che tra poco vi faremo vedere. Allora, vogliamo infarinare? Vogliamo friggere, pardon. Prendiamo allora il panetto. Vedete che è abbastanza morbido? Sì. Vedete? Ecco. Ok, in questo caso la montanara rispetto alla pizza napoletana o pizza classica non va stesa dalla parte centrale e ci teniamo sempre un centimetro indietro per avere quel famoso cornicione, ma qui schiacciamo prima la parte. Intanto Giacomino, vieni qua, dato, io non ho capito che hai combinato quella roba, io oggi non mangio oggi. Ma forse Giacomo, è meglio mangiare la sua, volevo offrire al pubblico. Guardatelo, alla perfezione. Come si è combinato? Allora, imparare dal maestro. Okay. Vedi come, guarda le bolle, allora, le vedi? Adesso infatti prendo un po' di ripetizione e mi ci rimetto. Guarda le bolle. A schiacciare. Senti, facciamo una cosina, mentre te schiacci della pasta e la andiamo a inserire nella friggitrice e poi vi facciamo vedere un attimo il famoso... Ok. La sorpresa dopo, andiamo in pubblicità. Non ti dico questa che sorpresa. Questa te la mangi te, te la mangi te. A dopo. Andiamo, intanto... mettiamo a friggere intanto la montana. Tornate qui da noi dopo la pubblicità. Guarda qui, sposto. Giacomo, vieni a vedere. Così si fa, guarda. No vabbè, è bellissima. Tu la abbassi, eh? Sì. Sentite il ragù, si sta attaccando sotto, non vorrei. Ecco. Okay. Allora, intanto guardate questa montanara appena tirata su dall'olio di Salvatore Lioniello. E allora, ho chiesto a Giacomo avanzi il pranzo. Le mini montanare, un po' ma per il pubblico. Ma se può fare una cosa così... Diciamo sono artistiche, ecco. Adesso voglio vedere fritta che roba viene. Tra poco le friggo. Salvatore, intanto, mentre tu hai tirato fuori, stai facendo ovviamente scolare la nostra montanara. Vogliamo vedere la ricetta per il ripieno, perché voi non avete idea di cosa... Ecco qua, che cos'è questo, Salvatore, intanto? Questo è il nostro ragù napoletano. No, 12 ore! Per 12 ore. Io lo amo, quest'uomo. Maria, tu sei del nord, non puoi capire cos'è un ragù a Napoli. Allora, dai, leggi te, Giacomo, forza, ricetta. Allora, ricetta farcitura. Dai. Carne di manzo, passata di pomodoro, burrata e pesto trapanese. Carne di manzo, passata di pomodoro, burrata e pesto trapanese. Te adesso vai a friggere sta roba che io mi avveleno oggi. Ah, allora, ma lo fai per farmi fuori? Ah, ho capito tutto! Vai, vai, Giacomo, vai a friggere. Allora, una volta che abbiamo asciugato la nostra montanara, andiamo direttamente con il nostro ragù. Inseriamo che si prima, mette a parte che ci ma sono state tutti i pezzi. Ma state morendo di fame.
Cioè, io vi vorrei far vedere sto ragù. Vedete, ci sono tutti i pezzi di carne. Guardate questa carne com'è tenera, Lucia, mamma guarda. Mia, mamma mia. Allora, andiamo ad inserire... Giacomino, tu ce l'hai il ragù così? No, così ecco. Proprio non è... Che cosa ci avresti messo tu al posto di questo? Tu al nord? Ma io me la sarei mangiata pure così, devo dire la verità. Bravo, Giacomino! Però... È diventato un terrone così. Anche lui. Ok. Attenzione perché non è finita qui. Però in questo caso qui. La montanara è proprio perché la andiamo ad asciugare ecco. Al forno. Attenzione, quindi la mettiamo al forno. Sentite, io un po' di questo ragù me lo salvo. Non mi importa proprio. Ok. D'altra parte alle 8:30 del mattino è Giacomino. Quello che ci vuole. Cioè voi non potete capire quando buonissimo. La carne si scioglie. È buonissimo. Spieghiamo un'altra cosa mentre la pizza sta nel forno. Tutti chiedono sempre com'è questo pesto trapanese. Non è come il genovese fatto con i pinoli, ma è semplicemente fatto con le mandorle. Quindi ugualissima basilico, procedura, aglio, ma con le mandorle. E olio. E un pizzichino di sale se necessario. Trapanese. Okay. Ricordate che abbiamo detto carne di manzo, passata di pomodoro, burrata pesto trapanese. Attenzione. Quindi, per la asciugare, burrata, cosa intendi? Noi andiamo a finire di togliere quel pizzico di olio che c'è sulla montanara con il forno. Andiamo, diamo quella parte un po' più croccante perché al morso fa il crunch. Giacomo, me la fa un po' più colorata. Un po' più colorata, ce la rimettiamo dentro. Se mi devi avvelenare, avvelenami fino in fondo. Avveleniamo bene, tesoro infatti. Mio, scusa. E via. Intanto, guardate qui. Bellissima questa inquadratura, posso dirlo, da esteta allora, della TV. Vedi che prende un altro colore. Mamma mia, ragazzi. È molto più croccante. Guardate, anche Ben, ecco perché non l'hai fatta molto, molto cotta. No, io la caccio sempre un po' prima perché poi le andiamo a finire di cuocere nel forno. Va benissimo. Ora arriva il bello. Attenzione perché non è... Noi vogliamo stupirvi. Giacomo, che stai combinando? Andiamo ad inserire il nostro... Ma questi sono i tocchi ma ragazzi, segreti. Ragazzi, io sto proprio. Per svenire. Guardate, posso dire una cosa? Uno come può mantenere un regime alimentare idoneo per questa vita? E questa è la burrata? Questa è la nostra burrata. Non facciamo altro che prendere la burrata. L'andiamo a frullare. Dio mio. È un trionfo italiano. Posso fare una cosa? È l'orgoglio italiano. È la carezza, voilà. Se ci permettete, anche di questo paese ai militari un che sono rimasti feriti. Un piatto tipico della tradizione. Con un pizzico di innovazione, anche perché questo freddo poi a volte si dimentica all'estate, diamo questo tocco fresco di burrata a freddo Dio con mio. Il basilico. Giacomino, portami una di quelle palline piacevole. Lì, quella roba che hai combinato. Mi sa là. Che qua ne continuo fino alle 11. Cioè, attenzione. Mettila qui. Là. Okay. Voglio vedere che ha combinato, apriamola al momento. Io non facciamo ho parole. Direttamente così, Lucia. Io sto per svenire. Guardate qua. Poi dopo li facciamo assaggiare così. Questa a tutto che... il meraviglioso pubblico. Vabbè, devo mangiarla dopo che scotta troppo. Sì, è venuta sì. Buona uguale. Giacomo, ti posso dire va una bene. Cosa? Se mi vuoi avvelenare, mi hai avvelenato con grazia e con dolcezza. Perché è buonissima. Salvatore. Merito del maestro. Salvatore grazie Leonello. Mille. Grazie. Non ho parole. Lo dico sempre, il futuro di qualsiasi gastronomia parliamo, che sia pizza, ristorante, sarà sempre un ritorno al passato. E questo è il passato rivisitato. Giacomino, hai un futuro anche come pizzaiolo. Salvatore, ai prossimi successi. Giacomo, ciao. Grazie.